Ringraziamo l'associazione di Proconos per aver organizzato questo ed altri concerti. Il concerto di questa sera è un pochino sui generis perché è incentrato sulla musica minimalista. Il genere minimalismo non è molto usato e ultimamente invece sì, un sinonimo che viene anche usato talvolta è musica di frontiera, però sono sostanzialmente la stessa cosa. Questo tipo di musica comporta un misto di musica jazz, di musica new age, di musica classica. Ascolterete stasera dei brani che nel loro insieme, nel loro interno, accomunano un po' queste piccole caratteristiche che fanno poi un genere nuovo, che qualcuno appunto definisce minimalismo, qualcuno musica di frontiera, è la vecchia new age. Il termine minimalismo fu coniato, sembra, per la prima volta dal musicista inglese Michael Nyman, che nella veste non di musicista ma di critico musicale fu il primo che coniò questo termine per identificare un determinato tipo di musica che era quello che si basava su un tessuto musicale molto ristretto, molto scarno, su una serie continua di ripetizioni. Molte volte venivano ripetute e verranno ripetute questa sera delle cellule armonico-melodiche con delle lievi variazioni che si snodano durante il percorso della composizione. Un orecchio attento può ascoltare, può recepire queste micro variazioni che in apparenza sembra che non succeda nulla, ma succede sempre qualcosa di nuovo. Quindi sono apparentemente solo ripetizioni. E c'era poi una terza fondamentale caratteristica, era una grande attenzione per l'esotismo musicale, in particolare per l'Oriente, per i paesi orientali. Quindi il programma credo che l'abbiate, quindi noi adesso, io in particolare, eseguirò un brano, il concerto comincia con un brano che eseguirò da solo, poi si snoderà, come vedremo, durante il percorso del concerto. Il primo brano si intitola Arbitrite. È un pezzo che ho scritto io, in sostanza è un tema con variazioni. Quindi c'è all'inizio questo tema, viene proposto e con la composizione si sviluppa con delle variazioni che sono molto chiare, molto semplici. Molto semplici. È un gioco sul pedale. Io ho composto questo pezzo perché mi serviva un pezzo liquido, un brano liquido, da abbinare a un momento teatrale musicale. E rientra nel contesto di un concerto spettacolo che abbiamo fatto con la regista, con un'attrice, intitolato Concerto per il signor Ulisse. Ulisse è il viaggiatore per antonomasia. In particolare questo brano è ispirato al tema di Odissea di Scilla e Cariddi. Infatti questo concerto spettacolo si snodava in 10 città e una di queste era appunto Scilla e Cariddi. E mi serviva appunto un brano liquido e io giocherò molto sull'effetto pedale perché possa amalgamare tutte le armonie che man mano si vengono a snodare. E in sostanza sono questi quattro accordi che si reiterano nel corso del